Amiche e amici del Simposio delle Donne, benvenuti a una nuova intervista bonus con una nostra nuova relatrice. E sapete che abbiamo tante interviste bonus e insomma, contenuti extra. Questa nostra relatrice doveva essere con noi live, ma abbiamo un po' pasticciato, mea culpa, ma eccoci con un suo intervento per voi qui con grandi contenuti e, come sapete, grandi esperienze che ci vuole portare. Io do il benvenuto oggi a Roberta Liguori, sono felice di averla qui. Intanto benvenuta e poi la presento e vi dico bene chi è. Benvenuta. Grazie mille, ciao Serena a te. È un piacere averti, Roberta, e noi ci siamo conosciute attraverso una nostra comune amica che ringrazio, che è Deborah Conti, che ci ha presentato. Tra di voi penso che possa esserci del bello, no? E sono chiaramente, come è successo anche con altre conoscenze che ho fatto tramite Deborah, sono state sempre persone splendide e Roberta ha confermato questa cosa, quindi felicissima di presentarvela qui al simposio perché ha davvero qualcosa di interessante da dirci e specialmente di grande esperienza personale. Roberta, intanto ti chiedo se puoi dire due parole su chi sei, così anche chi ancora non ti conosce può ascoltarti, può sentire chi sei e cosa fai. Molto volentieri, io sono una mental coach, una trainer in comunicazione e programmazione neurolinguistica e una scrittrice. E proprio in questi giorni sta uscendo il mio libro che si chiama Perché io sogno forte, edizioni Mondadori in tutta Italia. Ed è stata una bella avventura. E quindi come quello che faccio nella vita è insegnare soprattutto gli aspetti della comunicazione, sia comunicazione esterna, quindi comunicazione verso gli altri, e per raggiungere dei risultati in qualsiasi ambito professionale, personale, relazionale e sociale. E anche allo stesso tempo alleno ad utilizzare una comunicazione utile con noi stessi, quindi a parlare con noi stessi, a comunicare e a pensare in un modo utile, in modo da raggiungere i risultati che vogliamo nella nostra vita ed essere felici. Bellissimo. Poi, tra l'altro, il discorso del saper comunicare, insomma, è alla base perché se andiamo a vedere, tutti abbiamo relazioni con chiunque, cioè da nostra madre, sorella, piuttosto persone che abbiamo in casa, a qualsiasi persona che incrociamo anche per strada, no? Certo, e troppo spesso purtroppo si pensa che l'abilità comunicativa sia una prerogativa soltanto dei manager, dei professionisti o dei giornalisti, di chi si occupa prettamente di comunicazione. E questa è una credenza falsa, perché noi comunichiamo tutto il giorno, ogni giorno della nostra vita, con chiunque. E fino a che non prendiamo la consapevolezza di come comunichiamo e di quali sono i risultati che otteniamo con la nostra comunicazione, non potremmo replicarli quando otteniamo dei successi. E invece, quando non otteniamo dei successi, commettiamo degli errori, che possono essere dei fraintendimenti, degli equivoci, piuttosto che semplicemente non riusciamo a trasmettere in modo potente le nostre idee, e spesso in quel caso diamo la colpa agli altri e diciamo è l'altro che non ha capito, io comunico benissimo. E Certo. quindi io alleggo le persone a prendere consapevolezza di come comunicano, continuare a fare le cose che portano loro un risultato e cambiare le cose invece che non portano risultato. Tutto qua. Certo. Guarda, a proposito del discorso della comunicazione anche dei non manager, no? Mi viene voglio portarvi un esempio con con mia mamma che ha messo su Facebook che lei è manager di casa sua ed è stupendo perché in realtà è così, no? Cioè, anche nel nostro piccolo possiamo veramente cambiare le cose se vogliamo, no? E cambiare anche il modo di approcciarci e devo dire che anche nella comunicazione con i miei figli sono cambiate tanto le cose da quando sono diventata più consapevole. Ancora tanta strada c'è da fare, però è chiaro che questo può aiutare molto proprio anche nelle relazioni proprio familiari, che sono quelle che poi volenti o nolenti abbiamo tutti, no? E tutti i giorni, tra l'altro. Quindi
Hai citato una cosa importantissima, quella con i bambini. Noi con i bambini comunichiamo a volte con i migliori intenti, però diciamo, ho sentito dei genitori dire delle bestialità ai bambini, però sempre con i migliori intenti, e quindi in questo caso ancora di più è importante capire quando ciò che diciamo funziona ed è utile per il bambino, per farlo crescere bene, per farlo crescere con autostima, con sicurezza. E invece dobbiamo stare attenti a evitare quel tipo di comunicazione che può ferirlo o può farlo crescere in un modo che poi si porterà sempre dietro, insomma, in un modo sbagliato. Certo, anche perché poi i bambini la prima cosa che fanno, poi ricalcano quello che vedono, bravissima, quello che sentono. Certo. Senti, prima di andare a parlare dell'atteggiamento, che era un po' il punto chiave della nostra chiacchierata, volevo che facevi vedere alle nostre amiche il libro che ti è appena arrivato. Che mi è appena arrivato e sono molto orgogliosa. Ta-da! Si chiama Perché io sogno forte ed è in tutte le librerie da martedì 25, mercoledì 25 febbraio, la prossima settimana. Quindi insomma è super anteprima, l'abbiamo visto. Sì, sono molto emozionata per questo, sinceramente, la prima volta a trovarsi in mano un libro. Poi il libro si chiama Perché io sogno forte, il libro stesso è stato per me un grandissimo sogno, toccarlo con mano è stata un'emozione, infatti abbiamo tardato l'intervista perché tanto stavo piangendo disperato che un giorno tu potrei fare tutto. Beh, ottimo tempismo anche per l'intervista, dai. Bello, bellissimo, e mi piace appunto aver condiviso con te questo momento così, insomma, dell'arrivo, perché è comunque un'esperienza forte, e vorrei anche che prendessero questo esempio le nostre amiche di come i sogni si possono veramente avverare, no? Cioè, sei proprio il, diciamo così, il sogno che è diventato realtà perché l'hai creduto possibile. E a proposito di questo, penso che ci sia un discorso sull'atteggiamento, no, da fare. Un pochino, c'è tanto sull'atteggiamento. Io, come ti anticipavo prima, parlo molto anche di comunicazione interna. Cioè, partiamo dal presupposto che non sono gli eventi che ci capitano a determinare in modo automatico come stiamo. Noi abbiamo questa convinzione, qualsiasi cosa ci capita, supponiamo ci capiti qualcosa di brutto, di negativo, automaticamente determina come stiamo. Ma non è così. In realtà l'atteggiamento non è qualcosa che abbiamo, ma qualcosa che facciamo. Per cui noi possiamo scegliere come reagire nei confronti di qualsiasi evento. E quindi scegliere e fare in modo che questo evento diventi anche un'opportunità di crescita, addirittura un trampolino verso il miglioramento. E c'è una frase meravigliosa che mi ha ispirato molto in questo percorso, che è la frase di una psicoterapeuta ormai deceduta, era una psicoterapeuta della famiglia americana, si chiama Virginia Satir, che dice: la vita non è quella che dovrebbe essere, la vita è quella che è. È come l'affronti che fa la differenza. E quindi il mio allenamento è ogni volta che ci capita qualcosa anche di brutto, di negativo, noi abbiamo due scelte, abbiamo due strade. La prima è concentrare e continuare a concentrarci sul perché è successo a me, non doveva succedere a me, e su tutto ciò che non è utile nella nostra vita. L'altra strada è prenderne atto, capire che questo evento ci è capitato e decidere che cosa possiamo fare di questo evento, in che modo possiamo trasformarlo in qualcosa di utile per la nostra crescita. Certo. E nel libro parlo molto di questo, perché l'evento che mi è capitato nell'ultimo anno e mezzo, io sono stata vittima di un tumore molto aggressivo, e fino a 9 mesi fa ero in cura, e quindi è stato un evento che mi ha messo a dura prova e mi ha permesso di allenare molto questo atteggiamento. E nel libro racconto anche nei miei corsi racconto come io l'ho affrontato, e che questa comunicazione interna utile e positiva, caspita, funziona. Certo. Se funziona anche nei confronti di un evento così forte, così negativo come quello della malattia, può funzionare in qualsiasi altro tipo di sfiga ci capiti ogni giorno. Certo. Beh, insomma, è un messaggio forte, un messaggio molto forte, e che penso comunque le nostre amiche possano un po' rivedersi, tante anche nell'esperienza che hai vissuto tu, tante nelle esperienze poi un po'
traumatiche, diciamo così, di tutti i giorni, no? Quella, la mia domanda è che mi viene così, io vado spontanea e ti chiedo, questo atteggiamento può essere intrapreso subito oppure bisogna far passare un po' di tempo, nel senso, a volte ci aspettiamo proprio di dover reagire in determinati modi a certe situazioni e quindi sembrerebbe strano non star male, no? In un certo senso. Una così mi è venuto perché a volte diamo per scontato che si deve... Molto, molto legittima. Il punto è, noi abbiamo dei comportamenti, delle reazioni agli eventi esterni che sono anche un po' automatiche, siamo delle persone emotive, è chiaro, quando mi hanno comunicato la notizia del tumore non ho reagito immediatamente dicendo oddio, adesso che bello, sarà una grande opportunità, certo, di crescita. Chiaro, questo è vero, quindi tante volte le nostre reazioni di rabbia, di tristezza, vanno accettate e perché no sfogate. Quando io mi arrabbio, quando sono triste piango, e una volta accettata questa emozione poi è in quel momento che ho la mia scelta, certo. Posso continuare a essere triste o arrabbiata, ma questo non mi porta risultati, oppure dato che questo evento mi è capitato, la mia scelta è stata ok, ho questa cosa, ho questo evento, cosa posso fare per fare in modo che passi alla svelta, passi nel modo più indolore possibile, perché comunque avevo una serie di cure da fare, per cui avrei dovuto gestirle, e alla fine di questo evento cosa posso fare per imparare il più possibile, perché comunque questo evento c'era, non potevo scegliere. Quindi questo tipo di atteggiamento va applicato nei confronti di quegli eventi negativi che ci capitano e che noi non possiamo scegliere, su cose che ci accadono. Ah, mi viene in mente anche la perdita di una persona cara, piuttosto che, non so, una separazione in famiglia o la perdita di un lavoro. Certamente, sono tanti. Dobbiamo sempre tenere sott'occhio, dopo aver sfogato il momento legittimissimo di rabbia e di tristezza, dobbiamo sempre tenere sott'occhio i nostri obiettivi. Mm-hmm. E infatti una cosa di cui sono profondamente convinta è che tanto dell'atteggiamento che noi mettiamo in campo quando ci capita qualcosa in generale nella nostra vita dipenda dalla qualità dei nostri obiettivi. E ti faccio un esempio, io non ero così prima non avevo degli obiettivi molto definiti nella mia vita, e infatti io penso, sono laureata in informatica, ho fatto tanti tipi di esperienze professionali, sono approdata poi alla comunicazione e al training e al mental coaching, che sono diventati per me degli obiettivi straordinari, e sempre avendo sott'occhio questo tipo di obiettivo ero così focalizzata nel raggiungimento, nel raggiungerlo, che l'avventura del tumore mi è sembrata un ostacolo ma sormontabile. Cioè io amo molto le frasi, gli aforismi. Una frase che rappresenta bene questo tipo di atteggiamento è una frase di Leonardo da Vinci che dice: se fissi il corso di una stella, sarai in grado di navigare in qualsiasi tempesta. È bellissima, perché vuol dire, se tu hai un obiettivo importante per te, potente, se in mezzo ti capitano degli eventi spiacevoli, tu questi eventi li schiacci, hai la forza di affrontarli. Se invece l'obiettivo che hai al di là è un obiettivo moscio, è l'evento negativo che ti schiaccia. E quindi quando le persone mi fanno i complimenti per l'atteggiamento che io ho tenuto, dico grazie, perché il mio ego è contento, e d'altra parte dico è un atteggiamento che dipende non da me, perché io non sono nata con questo atteggiamento, assolutamente, è un atteggiamento che deriva dalla bontà, dalla forza dei miei obiettivi. Sono d'accordissimo, io ti faccio un esempio di quando ho avuto questa prima esperienza dell'obiettivo che era interessante per me, che sono venuta fuori da una situazione, ti faccio fare una risata, è stato il mio primo capodanno fuori ed ero ragazzina, cioè dovevo andare alla festa dell'oratorio, quindi ti dico tutto, non è che... Però c'era il ragazzino che mi interessava, non che dovessimo fare grandi cose, tra parentesi, però sapevo che c'era quella sera e volevo godermela. Io quel giorno avevo la febbre tipo a 39, una roba così. No, no, quello è un evento di ok, per dirti, no? Però ti posso dire che lì ho imparato che
quando c'è l'obiettivo, assolutamente non lo sapevo consciamente, poi me ne sono resa dopo conto perché era stato quasi una guarigione miracolosa, perché tipo alle 8 di sera, orario in cui dovevamo uscire perché facevamo la cena insieme, tutti insieme, non so, una cinquantina di ragazzi e ragazze, e poi facevamo mezzanotte e poi si andava a casa. Ecco, insomma, io all'orario che dovevo uscire non avevo più la febbre, quindi mi sono preparata, sistemata, avevo un po' il naso rosso perché avevo raffreddore, eccetera, però ho respirato benissimo tutta la sera, e quindi ho detto, ok, si può fare. Hai detto una cosa meravigliosa, perché adesso per fortuna anche i medici, io continuo a collaborare, faccio la mental coach volontaria, diciamo, per le persone che hanno un tumore, presto il mio aiuto perché bellissimo, ho capito che posso aiutarli proprio per l'esperienza che ho vissuto. E ormai anche i medici si sono resi conto della forza, dell'importanza del nostro approccio, del nostro atteggiamento nei confronti della malattia. Certo. E infatti anche il mio oncologo mi ha detto, dopo il ciclo di chemioterapie, mi ha detto, guarda, hai reagito molto bene alle cure e merito di questo risultato è stato tanto il tuo atteggiamento, la tua testa. E questa è una storia di successo. Io ho visto, ahimè, quando sono in ospedale e vedo tante donne che non hanno obiettivi, non hanno passioni, non hanno sogni e si lasciano schiacciare dalla malattia perché non hanno nulla a cui aggrappare questo atteggiamento, e lì diventa pericoloso, che sia il sogno di diventare trainer che avevo io, che sia la forza di voler uscire con un ragazzo che ti fa passare la febbre. Avere un obiettivo è una cosa fondamentale per riuscire a stare meglio e a sconfiggere anche gravi, gravi malattie. Per cui è una cosa sulla quale io stresso e ribatto moltissimo, soprattutto le persone che non stanno bene. Certo, ma sono d'accordo. E se volessimo dare un piccolo tip alle nostre amiche per trovare magari un obiettivo, se dentro di loro non lo avessero in questo momento? Bravissima, bellissima domanda, Serena. Allora, prima di tutto io procedo per due step, ho due step. Il primo, ricordiamoci che cosa ci piaceva fare, che cosa ci piace fare. Perché a volte, troppo prese dalla vita quotidiana, accompagna i figli, lava, stira, fai, lavora, ci dimentichiamo le cose che amiamo fare. E quindi io ho una lista, che chiamo la wish list, la lista dei desideri, che è una lista folle, istintiva, una lista di pancia, in cui scrivo tutte le cose che mi piace fare. E dentro c'è dal fare bungee jumping, del salto, io sono un po' spericolata, dal salto della Val Verzasca, che sono 300 metri, che è bellissimo, al ballare in un musical, al imparare a fare il profiterol. Cose folli, a me piace tantissimo ballare, quindi mi scrivo anche ballare in tanti contesti diversi. Questo è il primo passo, è impariamo veramente, io continuo a parlare di allenamento perché sono anche molto sportiva e mi piace come metafora. Alleniamoci, ricordiamoci che cosa ci piace fare, che cosa ci piaceva fare da bambini, da ragazzini, delle cose che magari la vita quotidiana ci ha un po' soffocato. E questo è il primo passo. Da questo primo passo costruiamo poi con tranquillità, con calma e come se non esistessero limiti i nostri obiettivi, come se tutto fosse possibile. Intanto puntiamo in alto, puntiamo alla stella, poi ad abbassare il tiro facciamo sempre in tempo. Certo, certo. L'idea degli obiettivi è veramente un allenamento ed è un allenamento ottimo, anche tornando a parlare di comunicazione. Quando noi parliamo, se non abbiamo in mente il nostro obiettivo comunicativo, diciamo delle cose a caso e magari commettiamo degli errori. Quindi avere un obiettivo nella vita, nella comunicazione, sapere dove si vuole arrivare è quanto di più utile possiamo fare per raggiungere dei risultati, per raggiungere successo. Mi viene un'altra domanda, se l'obiettivo deve essere più per noi o può essere anche un obiettivo che può giovare agli altri? Bello. Si dice che, ad esempio, in programmazione neurolinguistica si dice che un obiettivo, per essere un buon obiettivo, deve essere ecologico, il che vuol dire che non deve sostenere l'ambiente, o meglio di sì, ma deve essere compatibile con tutte le varie aree della vita della persona e quindi deve portare del bene, del buono, non solo alla vita della persona, ma anche alla vita delle persone che stanno attorno, ai figli, agli amici, ai parenti.
Altrimenti, se l'obiettivo è un puro interesse personale che va a discapito di altre persone, prima o poi questa cosa uscirà fuori e non è un buon obiettivo. Quindi okay. È importante che un obiettivo sia ecologico. Ok. Beh, no, perché appunto tante volte sono proprio le cose che facciamo per gli altri che ci danno quasi più spinta, no? Cioè, poi magari anche lì si dovrebbe aprire un capitolo sul fatto perché questa cosa viene fatta, ma se è una cosa che ci viene dal cuore, molto spesso ci spinge ad essere ancora più focalizzate, no? Gli obiettivi che facciamo per gli altri sono i più potenti, quello che fai per i tuoi figli, certo. Le persone, i tuoi genitori, le persone che sono più care, a volte facciamo con più passione, con più dedizione e determinazione qualcosa per raggiungere un obiettivo a favore di altri, dei nostri cari, piuttosto che di noi stessi. Le mamme si sacrificano tantissimo, annullano quasi la loro vita, il sonno, per poter soddisfare i desideri e gli obiettivi dei figli. Ma una domanda provocatoria a questo punto mi scappa. A proposito proprio di questa cosa, visto che sono anche tante le mamme che ci seguono, magari adesso tu sei più in rapporto con persone che comunque hanno un discorso di malattia in corso, eccetera. Hai notato per caso, mi viene da chiederlo così, non so se statisticamente magari dico una stupidata, però se la malattia colpisce più quelle persone, parlo delle donne, che magari si ritrovano a un certo punto della loro vita, nel momento in cui magari i figli cominciano a prendere la loro via, che magari gli manca questo obiettivo, comunque sentono meno la loro figura. È possibile ci sia una relazione in questo? Guarda, io ho studiato tanto, ovviamente, perché poi sono anche secchiona, volevo capire qualcosa più del perché il cancro, poi perché proprio a me, che sono comunque una persona sana e sportiva. Allora, volevo capirci qualcosa. Ho studiato tante cose e ci sono tante teorie, anche molto controverse. Vorrei evitare di entrare nel merito perché non sono un medico. Per cui, però, ci sono ad esempio delle teorie come la medicina germanica che attribuiscono un significato al punto in cui viene il tumore, cioè perché il tumore viene proprio lì, certo. E ci sono dei significati profondamente emotivi. Un po' anche come la metamedicina. Come la metamedicina anche della fantastica Claudia Rankine, che è veramente straordinaria. C'è anche questo, sì. Non sono così esperta, l'ho studiata solo per darmi delle risposte, per cui non me la sento di dire qualcosa di ufficiale in merito. Okay. Però sono certa che ci sia una relazione. Okay. Quindi anche in fase di emotività e la mente e corpo sono in connessione. Io penso che ho un tatuaggio sulla spalla con scritto Body and Mind in Connection. Bellissimo. Sono fortissimamente in connessione, sia nella salute che nella malattia, purtroppo. Certo. Per cui sicuramente sì, c'è anche questo aspetto. Ok. E Roberta, ti volevo anche chiedere se nei prossimi mesi o nel prossimo periodo, se ti troviamo da qualche parte, se qualcuna delle nostre amiche volesse seguirti in qualche modo. Io ho un calendario ricchissimo, fittissimo di appuntamenti e un'agenda terribile. Appuntamenti sono varie iniziative. Prima di tutto, se sto tenendo una serie di corsi gratuiti di pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 per introdurre alla programmazione neurolinguistica e al coaching. E il calendario si trova, un calendario dettagliato si trova sul mio sito che è www.robertaligori.it. Toccherò tantissime città in Italia e oltre a questo farò anche la promozione del mio libro in altrettante città d'Italia. Bene, comunque tutti i dettagli sono lì sul sito, dove tra l'altro mi hai detto che ci sono anche delle fantastiche risorse gratuite, quindi invito le nostre amiche a visitarlo, a visitarti, a vedere cosa proponi. Bene, io tra l'altro ricordo anche che Roberta con una magia è riuscita ad essere al simposio delle donne l'8 e il 9 marzo, perché dico con una magia perché sarà in contemporanea in due posti, ma sarà lì fisicamente,
Quindi io ti ringrazio per questa tua disponibilità e quindi sarà con noi il sabato sera alle 18.30. Dalle 18.30 ci sarà il suo intervento, quindi se vorrete conoscerla direttamente dal vivo e parlare con lei, e ci saranno anche i suoi nuovissimi libri, quindi potrete anche avere la vostra copia firmata. E quindi Roberta, io ti ringrazio di cuore per questa intervista, ti ringrazio per la tua disponibilità e aspetto di abbracciarti poi a Parma dal vivo. Molto volentieri, grazie a te Serena, è stato davvero un piacere ed è una bellissima, straordinaria iniziativa, quindi il piacere e l'onore è tutto mio, grazie infinite. Grazie cara, grazie infinite anche a te. Un abbraccio alle nostre amiche e grazie chiaramente di averci seguito, e se vorrete condividere questa intervista con le vostre amiche fatelo, perché come sapete sono tutti contenuti che possono veramente essere utili per tutte. Grazie ancora di cuore, a presto a tutte, ciao! Ciao! Ciao. Ciao.